Gloria a Dio. Signore, è una meravigliosa realtà nella nostra vita. Noi siamo grati a Dio perché siamo stati liberati da una sterile religiosità e abbiamo conosciuto colui che veramente è la vita. E questa vita, che è la sua essenza, si è trasferita in noi. E adesso proprio per lui noi viviamo. Gesù disse: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Noi siamo felici di aver conosciuto colui che è la vita e siamo felici di aver realizzato la sua vita. E possiamo dire che adesso siamo vivi, vivi in Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore. Ci accosteremo ancora oggi alla parola di Dio. Stiamo considerando questo benedetto salmo, meraviglioso salmo, il Salmo 119, un salmo molto ricco di insegnamenti e stiamo meditando sulla preghiera. La preghiera è importante per noi, è fondamentale per noi. Non può esserci vita cristiana senza la preghiera, perché la preghiera è comunione, la preghiera è relazione, la preghiera è parlare con Dio, è il nostro modo per rivolgerci a Dio, è comunione con Dio. E siamo ben felici perché attraverso la preghiera possiamo veramente aprire il nostro cuore nella presenza del nostro Signore e del nostro Salvatore. Quindi ci accosteremo ancora a questa parte del Salmo 119, a questo paragrafo, a questa sezione che stiamo considerando, e leggeremo ancora soltanto quattro versi, dal verso 149 al verso 152. Il salmista così si esprime, guidato e unto dallo Spirito Santo: ascolta la mia voce secondo la tua bontà. Signore, fammi vivere secondo la tua giustizia. Si avvicinano quelli che vanno dietro all'infamia. Essi sono lontani dalla tua legge. Tu sei vicino, Signore, a tutti i tuoi, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. Da lungo tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite in eterno. Gloria al Signore. La preghiera non può essere un incidente nella vita del cristiano, non può essere neanche qualcosa di saltuario, non può essere neanche qualcosa di episodico. La preghiera deve essere lo stile di vita del credente. Non può esserci vita cristiana vera, reale, potente, senza una continua attitudine verso la preghiera. Vedete, le ricchezze della grazia di Dio sono a nostra disposizione, sono a disposizione del popolo di Dio, sono a disposizione dei credenti, sono a disposizione dei figli di Dio, ma purtroppo alcuni non vogliono servirsi della preghiera per raggiungerle, per prenderle, per farle il loro tesoro particolare. Molti preferiscono essere deboli, preferiscono rimanere perplessi, preferiscono ancora stare lì vittima dello scoraggiamento, cioè rimanere nella crisi piuttosto che tuffarsi profondamente nella preghiera, in questa relazione personale, intima con il Signore della Gloria. Andiamo ancora alla stanza di Kof e facciamo della preghiera ancora oggi il nostro stile di vita, che ognuno oggi possa decidere di dare alla preghiera il posto che le compete, il posto che Dio gli assegna e che il Signore desidera che noi possiamo avere anche nella nostra vita. Prima di tutto voglio dirti che attraverso la preghiera tu puoi scacciare ogni crisi spirituale. Molte volte alcuni vivono delle crisi profonde, delle crisi spirituali veramente che li conducono a un sonno spirituale o peggio ancora alla morte spirituale. Oh, ma quando il credente si abbandona tra le braccia del Signore mediante la preghiera, una preghiera sentita, una preghiera costante, non soltanto realizza la vitalità di Dio, la vitalità dello Spirito di Dio, ma ogni giorno vive nella presenza del Signore, perché la sua vita è arresa in Dio, è arresa a Dio, e se noi ci arrendiamo nelle mani di Dio, il Signore potrà plasmarci, potrà guidarci, potrà portarci avanti, potrà modellarci come Lui desidera. Vedete, la crisi di molti credenti deriva dal fatto che
i figli non sanno più dipendere dal padre, deriva dal fatto che non attendono più il suo aiuto, che non stanno lì ai piedi del Padre Celeste per richiedere le soluzioni ai vari problemi che la vita ci propone. Sembra, anzi, che abbiano perduto molti cristiani l'intimità col loro Padre Celeste. Sembra che molti credenti non sappiano più rivolgere la parola al loro Dio, al loro Salvatore. Molti credenti hanno smarrito il sentiero della preghiera e perciò sono lontani da Dio, perciò vivono una continua crisi spirituale. A volte loro stessi si chiedono perché, cosa mi sta accadendo. La risposta è semplice: non hai più una vita di preghiera, non stai più coltivando intima comunione con il Signore. Molti a volte ricordano le benedizioni del passato e allora dicono: come mai? Oh, non vivo più quell'intimità, quell'intensa vita spirituale di un tempo. Probabilmente perché un tempo pregavi e oggi non preghi più. Perché un tempo cercavi di più la faccia del Signore e oggi non lo fai più. Perché quando ti sei convertito nel tuo cuore c'era un tale ardore che ogni riunione di culto, ogni riunione di preghiera, ogni riunione di studio biblico era per te pane per la tua anima. Tu eri presente e desideroso di partecipare perché sapevi che il Signore aveva qualcosa da dire e da dare all'anima tua. Ma poi col tempo ecco che ti sei un po' raffreddato nella fede, o come dice la scrittura, hai perduto per strada il tuo primo amore, hai smarrito il sentiero della preghiera, della comunione, ed ecco spiegata la crisi spirituale. Ma gloria a Dio, la crisi spirituale può essere affrontata ritornando alla preghiera. Ma voglio dirti ancora che purtroppo l'assenza di preghiera conduce anche al sonno spirituale. Però voglio dirti che anche per questa condizione c'è rimedio, perché il Signore ha per te un potente risveglio che tu puoi iniziare a realizzare tornando ai piedi del Signore. Vedi, il messaggio della preghiera è il messaggio della nostra generazione, perché solo la preghiera potrà condurre al risveglio che attendiamo. Da ogni parte della terra, da ogni chiesa, da ogni ambiente cristiano si odi una voce: Signore, manda un risveglio. Dio vuole certamente accoglierci, farci sedere nei luoghi celesti in Cristo, vuole prenderci sotto la sua protezione, vuole prenderci sotto la sua guida e infine vuole manifestare per mezzo della nostra debole strumentalità tutta la potenza, tutta la gloria del suo regno. Egli però non può far nulla di tutto questo se noi non facciamo della preghiera il mezzo prioritario della nostra vita, lo strumento principale per poter camminare adeguatamente nelle vie del Signore, con il Signore. Scaccia il sonno spirituale attraverso una vita di preghiera. Ma poi anche ti chiedo e ti dico: scaccia la tua presunta autosufficienza con la preghiera. Vedete, chi non prega è perché si sente sufficiente in se stesso, chi non prega è perché pensa di avere tutti i mezzi necessari per poter affrontare qualsiasi situazione. La preghiera invece denota umiltà, denota dipendenza. Noi preghiamo prima di tutto per adorare e lodare Dio e poi preghiamo per parlare con Dio, quindi preghiamo per chiedere ogni cosa a Dio. Quindi vogliamo vegliare nella preghiera, perché pregare significa dimostrare di dipendere dal Signore. Quindi chi non prega, anche se non lo dice apertamente, dichiara di essere autosufficiente perché non ha bisogno di chiedere a Dio. La preghiera invece dimostra la nostra dipendenza dal nostro Signore. Oh, tu figlio di Dio, hai un'impresa da compiere, hai una decisione da prendere. Bene, tutto questo è possibile e puoi camminare nel giusto verso se pregherai. Ma ancora, se nella tua vita ci sono delle incertezze, delle perplessità e vuoi che il Signore ti indichi la strada per meglio indirizzare i tuoi passi, la strada è la preghiera. La via è quella della preghiera, perché nella preghiera il Signore ti risponderà ed esaudirà ancora la tua richiesta. Se ti senti debole nel servizio, la risposta alla tua debolezza è la preghiera.
preghiera e nella preghiera riceverai forza. Quindi se ancora stai aspettando che il Signore ti battezzi con lo Spirito Santo, che riempia la tua vita di potenza, oh, voglio dirti che anche in questo caso la risposta è la preghiera. Di tutte le esperienze che ho sentito raccontare di battesimi di Spirito Santo, oh, sono avvenute quasi tutte in risposta alla preghiera. Quando la preghiera riprenderà il posto voluto da Dio nella tua vita, quando la preghiera riprenderà il posto voluto da Dio nella vita dei credenti e nella vita della Chiesa, allora la gloria, il risveglio si manifesterà e tu, figlio di Dio, risplenderai in tutto il tuo fulgore e sarai una luce in questo mondo e potrai apertamente testimoniare della infinita e smisurata grazia di Dio. Il Signore ti benedica.